Senza ulteriori indugi, lascerei la parola, anzi, la musica a Filippo Gamba che apre questa mattinata subito al pianoforte. Grazie mille Filippo e benvenuto. Grazie, grazie a te Alessandro e a chi ci sta ascoltando. Ricordo con molto piacere il concerto di Lignano e lo splendido pianoforte che avete restaurato con, immagino, molto impegno, molto sforzo, però insomma con tanto amore, no? Sì, è stata una bella avventura restaurare il nostro pianoforte, veramente penso che hai degnamente coronato questo lavoro, insomma, venendo a suonare per noi e appunto inaugurandolo
inaugurando questa sua nuova vita, diciamo così. Ecco. Sì. Allora, quest'oggi tu sei qui con noi per ovviamente parlare un po' di te, ma parlare anche un po' di Brahms. E quello che ci ha appena suonato era uno dei suoi ultimi intermezzi, giusto? Allora, questo è esattamente l'intermezzo numero 4, che fa parte dell'opera 116, cioè di quel gruppo di opere, appunto 116, 17, 18, 19, che fanno parte dell'ultima produzione pianistica di Brahms. Infatti, le scrive nell'estate del 1852, a 5 anni dalla morte, ecco. Quindi, no, è interessante vedere come l'ultimo Brahms si riporta a forme piccole, alla forma sostanzialmente del Lied, la forma abbia del Lied, ed è caratterizzato appunto da un ritorno ad una forma piccola. Ricordiamoci che a quel punto, ovviamente, Brahms è già passato dalle sinfonie, dai concerti per strumento orchestra, da tutta la produzione liederistica che tu ben conosci, enorme, un capitolo enorme della produzione brahmsiana. Non solo numericamente, ma di sostanza enorme, no? E quindi il giovane Brahms che inizia con le tre sonate, l'opera 1, l'opera 2 e l'opera 5, lo ritroviamo ormai sessantenne ormai, no? A confrontarsi con questa tenerezza, con questo momento crepuscolare che è assolutamente chiaro in questa ultima opera di Brahms. Ritornando al giovane Brahms, invece, lui parte veramente con grandi intenzioni, cioè la sonata opera 1 in Do maggiore, quindi sai, ci sono questi riferimenti, opera 1, Do maggiore, è qualcosa di molto chiaro, no? È come Chopin quando scrive l'opera 10 numero 1, cioè il ciclo di studi dell'opera 10, parte con l'opera 10 numero 1 in Do maggiore. Un grande studio di arpeggi difficilissimo, eccetera. E lì poi c'è tutta una concatenazione di armonie, scusa, di tonalità, do maggiore, la minore, eccetera, mi maggiore, do diesis minore, sulla memoria del grande Johann Sebastian, Certo, di Bach, sì. temperato, no? Che ha lasciato il solco più grande. E quindi il giovane Brahms parte con l'opera 1, che ha già diciamo, la taglia del grande pezzo, cioè le tre sonate iniziali sono pezzi da 30, 35, 40 minuti, cioè hanno già la dimensione della sinfonia e per certi versi ci sono aspetti sinfonici chiarissimi. Il secondo movimento dell'opera 5, della terza sonata, è assolutamente un pezzo, a mio avviso, trascritto per pianoforte, cioè lo pensavo per orchestra, ma poi lo ha scritto per pianoforte. Ecco, quindi partendo da quel giovane Brahms che passa pianisticamente dai grandi cicli di variazioni, le variazioni sul tema di Paganini, sul tema di Handel e poi altre variazioni che ci sono molto meno, Re maggiore per esempio, che è assolutamente, come dire, dimenticata dai pianisti, trovo ingiustamente, e arriva, approda a questo ultimo momento, no? Questa fase terminale della sua vita, dove appunto dedica alle piccole forme, il suo stare al pianoforte, il suo comporre al pianoforte. E qui dentro troviamo naturalmente non solo la tenerezza intesa non tanto come momento caldo di vicinanza, è proprio la tenerezza del tramonto inteso come momento crepuscolare di abbandono, di addio, ecco, è come già molti hanno detto, insomma, il testamento spirituale pianistico di Brahms, no? In queste note. E quindi lo ritroviamo praticamente in tutti gli intermezzi, però ricordiamo che queste quattro opere non sono ovviamente costituite di soli intermezzi, c'è anche l'altro lato, cioè il lato passionale, il lato ancora battagliero, ancora desideroso di vita, no? Quindi anche nella stessa opera 116 ci sono capricci e intermezzi, quindi i capricci sono il momento di grande passione, infatti nel terzo scrive Allegro passionato, no? Proprio con la P, passionato, ecco, è un'indicazione precisa, cioè, anche appassionato va bene, ma passionato ha proprio dal punto di vista sonoro della parola un altro impatto.
no? Mentre questo che ho appena suonato è il quarto pezzo, questo intermezzo, che inizialmente lo aveva nominato come notturno, però forse memore del notturno Chopiniano che ha un altro tipo di intensità, è ritornato, insomma, a lasciare intermezzo adagio, per cui insomma, anche in questo c'è appunto la struttura ABA, dove per B si intende un momento di grande contrasto, per poi ritornare appunto al periodo iniziale A, rivisto, rielaborato, magari in piccole cose, non ci sono cose eclatanti, però bisogna andarle a scovare, no? Questa è la cosa interessante, che sembra quasi un po' nascoste. E qui l'interprete deve essere bravo a portarle in luce, con misura, ovviamente, senza diventare, così evidente. Cioè, l'ascoltatore deve essere portato, l'orecchio deve essere accompagnato ad ascoltare quella cosa, e quindi c'è l'incontro tra, è un triplice incontro alla fine, cioè tra chi l'ha composta, chi la suona e chi l'ascolta, no? E quindi lì c'è un punto nel quale noi tre ci ritroviamo, insomma, io, Brahms e tutti gli ascoltatori, ecco. Senza presunzioni, io, Brahms, intendiamoci, lui è Brahms, io sono uno che suona, però insomma, sappiamo quanto sia fondamentale il ruolo dell'interprete, no? Se non altro come riproduttore di musica, altrimenti rimane sulla carta o Certo, sull'iPad. beh, noi siamo ben contenti oggi di essere qui in compagnia tua e anche di Brahms. Dunque, possiamo anticipare ai nostri amici che sono qui con noi oggi che il percorso, la nostra così chiacchierata musicale di oggi girerà attorno, insomma, e sarà in qualche modo scandita da alcuni di questi appunti intermezzi tolti dalle ultimissime opere pianistiche di Brahms. E, parlando un momento di te, invece, allora, dando un'occhiata, insomma, al tuo curriculum e vedendo un po' quella che è stata la tua, soprattutto le tue esperienze, di formazione e la tua, è una delle tue attività principali oggi, quindi che si ricollega appunto all'insegnamento sempre, vorrei chiederti una sorta di doppia domanda. La prima parte di questa domanda è rivolta al passato, ovvero volevo chiederti cosa ci vuoi raccontare in merito ai tuoi anni di formazione e agli anni in cui la tua carriera ha preso avvio? E, ho visto, insomma, e so che ci sono alcuni nomi che spiccano appunto nel resoconto dei tuoi anni iniziali, che sono due su tutti i nomi di Maria Tipo, che insomma è una grandissima pianista italiana, grandissima docente. Una grandissima pianista che purtroppo credo, insomma, di poter dire a ragione che non ha avuto decisamente la notorietà e il riconoscimento che una musicista del suo calibro si merita. E dall'altro lato, fra i direttori, anche se in origine appunto anche lui era un pianista, c'è appunto Vladimir Ashkenazy. Dall'altro lato della domanda, quindi guardando al futuro, la tua attività di insegnante, quindi come a tua volta tu trasmetti la tua conoscenza. Sappiamo che tu da molti anni, da 16 anni, insegni in una delle scuole più prestigiose del mondo, insomma, all'Accademia di Basilea, insieme a meravigliosi colleghi, insomma, è decisamente una delle importanti fucine. E dunque, non voglio chiederti come vedi i musicisti del futuro, cosa fanno i giovani, eccetera, ma proprio sarei curioso così di sapere un po' come vivi tu l'insegnamento, ecco, quanta parte della tua vita ha questa attività. Beh, certo, mi chiedi di riassumere 40 anni di vita in 2 minuti. No, vabbè, insomma, brevemente, diciamo partiamo col dire che la mia fortuna è stata quella appunto di iniziare con il pianoforte, più che altro per non avere la frustrazione del calciatore mancato.
Cioè io giocavo a calcio dalla mattina alla sera, insomma, quindi il papà ha visto bene, papà appassionato di cuori di montagna, non musicista ma appassionato, ha preso questo pianoforte, insomma, la cosa è partita subito, c'è stato un amore a prima vista, ecco. Io vorrei ricordare, insomma, le tre figure di insegnanti che ho avuto al conservatorio, con Renzo Boniziato, che oggi 94enne. Che insegna ancora oggi, quando si mette a studiare 3 ore al giorno, tu capisci, no? La disciplina, la forma mentis, l'amore, l'attaccamento per la musica, ha 94 anni, quindi sai, insomma, c'è da imparare, ecco, da persone così, insomma. E da lui ovviamente ho imparato il rigore per la musica, insomma, è stato tosto, il percorso di conservatorio è stato veramente formativo. Ecco, poi sono stato appunto per molti anni a Fiesole e poi ho continuato la relazione, come dire, da studente con Maria Tipo, che è stata l'altra figura importantissima, cioè quella persona che mi ha fatto capire qual è il livello da raggiungere per poter essere, parola brutta, competitivo, visto che si parlava di competizioni pianistiche, no? Di concorsi, che era un po' la strada obbligata. E quindi qual era il livello? E se Boniziato era severo, Maria Tipo lo era 3 volte. Ti assicuro i pianti che ho fatto tornando da Fiesole in treno, dicendo io da questa non ci vado più, no? E invece è stata la mia fortuna, insomma, avere al fianco una persona così, che aveva e che ha, insomma, anche lei oggi 89enne. Che generazione, no? Di musicisti. E quindi mi ha dato proprio la misura di qual è appunto, il livello musicale, strumentale, ovviamente questo va da sé, insomma. E conclusa questa parabola, ho avuto la fortuna di incontrare un terzo insegnante che è Homero Frances, che è un pianista uruguaiano che ha vissuto per molti anni in Svizzera. C'è un bellissimo video suo su YouTube, con Bernstein, la Wiener Symphony Orchestra, al Musikverein con il Beethoven, la fantasia corale. Insomma, e lui ha aperto, diciamo, le ultime porte che erano ancora da socchiuse, e mi ha sostenuto molto in questi ultimi anni. Insomma, diciamo, la mia carriera di studente si è conclusa intorno ai 28-30 anni, intesa come musicista che sta vicino ad altri dai quali appunto prendere linfa, prendere informazioni, prendere stimoli, ecco. E sì, dicevi di Maria Tipo, che ingiustamente un pochino trascurata, diciamo, nel mondo dei pianisti sappiamo bene, insomma, chi è Maria Tipo, lo sappiamo veramente bene il valore di questa pianista, di questa artista. Diciamo, magari non ha il nome del grande direttore che prende un pubblico più vasto. Però è una donna estremamente intelligente che ha fatto una grande carriera. Forse non so se tutti sanno, insomma, che a 16 anni girava il mondo e a 30 anni aveva suonato in tutte le sale più importanti del mondo, insomma, facendo cose inaudite. Mi ha raccontato appunto che una tournée in Argentina, ricordo che a quel tempo erano settimane di viaggio di nave per arrivare in Argentina senza toccare il pianoforte, e in quell'occasione fece 12 concerti con 12 programmi diversi in 12 giorni. Ecco, quindi 5 programmi da recital e 7 concerti per pianoforte orchestra in 12 giorni. Quindi questo era, insomma, capisci che tempra, che volontà, che preparazione. Quindi sai, poi, insomma, una persona che aveva fatto queste cose sa veramente dove si deve arrivare, no? Ecco, e poi l'intelligenza di dire anche, insomma, gli ultimi anni nei quali ha suonato. Suonava a un livello straordinariamente alto, straordinariamente, come dire, illuminato. E ha scelto di vivere anche senza fare i concerti, insomma, senza questo palcoscenico che ha un retro palcoscenico, un backstage molto pesante di studio, di viaggi da solo, di solitudine, insomma, è pesante, no? Lo sappiamo, insomma, quindi. Questa è stata, insomma, in sintesi la mia formazione, e poi, insomma, arriva un momento nel quale ci provi da solo, no? A fare le cose. Ecco, insomma, da grande cosa vuoi fare? Ecco. E
Diciamo che è sempre stato naturale l'aspetto dell'insegnamento perché ho iniziato a insegnare a 18 anni, nella scuolettina del paese, sai, quelle cose da mezzogiorno alle 9 della sera, no? L'ho fatto per anni, poi ho insegnato alla scuola civica di Rovereto e non ho mai insegnato in conservatorio in Italia, per una serie di ragioni anche molto burocratico, sciocco, ecco. Vabbè, pazienza, è così. E quindi quando si è presentata l'occasione di fare il concorso a Basilea nel 2004 mi sono fiondato, ho vinto quel concorso e ad oggi sono lì che insegno, insomma, con grande soddisfazione, devo dire la verità, perché l'ambiente è di qualità nel senso che gli strumenti sono tutti, insomma, nelle aule sono tenuti benissimo, sono strumenti di grande valore di per sé. I programmi sono liberi, cioè io posso cucire su ogni studente, posso veramente sartorialmente cucire un programma, no? Per cui capisci, il repertorio pianistico è enorme, per cui io posso andare a pescare anche cose che incuriosiscono me, che incuriosiscono lo studente, e quindi ci ritroviamo magari con delle cose di Scriabin meno suonate o come appunto Brahms, ricordavo prima, meno eseguito, piuttosto che programmi tradizionali intesi, insomma, i grandi capolavori della musica che però, insomma, a volte se non sono eseguiti veramente in maniera magistrale rischiano di, insomma, di perdere quello smalto e di fare, come dire, non risultare l'interprete per quello che è. Magari meglio tarare sulle proprie capacità e quindi la fortuna di avere un repertorio così vasto ci consente di spaziare, insomma, in maniera anche molto stimolante, molto arricchente. Sonate di Krenek, quando mai si potrebbero fare le sonate di Krenek, no? Eppure le facciamo e nessuno, insomma, anzi, per fortuna, no? Ci dicono che portate questo repertorio, insomma. Il rapporto con gli studenti è a mio avviso, fantastico. In questi ultimi anni sto vivendo come dire, se i primi tempi erano un po' di sperimentazione, mettermi alla prova con un'accademia di questo livello, adesso ormai, insomma, dopo 16 anni è il mio ambiente di lavoro e conosco gli spazi, conosco quello che mi è concesso fare, che è molto, e chiaramente non con tutti gli studenti funziona, devo dire la verità, non è un rapporto idilliaco. Per cui che bello, con tutti si trova un punto d'incontro. Ricordiamo che è un lavoro molto particolare, nel senso che io sono il personal trainer di ognuno di questi pianisti e la musica è un terreno scottante, è un elemento, voglio dire, rispetto al quale non puoi non metterci dentro, no? E però la strada è a due. Cioè, si necessita di un rapporto di fiducia profondo, che non necessariamente, anzi, non deve sfociare in un rapporto personale di confidenza. Io sono, come dire, il confidente di turno. Questo assolutamente non si deve entrare in questo ambito, però si deve sapere che si va esattamente tutti e due nella stessa direzione. E quando sento che non c'è la fiducia da parte dello studente me ne dispiaccio molto, ecco. E invece, altrettanto al contrario, si instaura un rapporto veramente che lievita. Proprio sono tornato ieri da Basilea, ho avuto la fortuna di lavorare, insomma, con uno studente bielorusso e parlare di cose relativamente all'ultimo pezzo delle valse Enen di Schumann. Sensazioni veramente intime, profonde, personali, che lui ha condiviso e anzi lui mi ha anticipato. E quindi, sai, si parla non più di pianoforte, no? Si parla di vita, di esperienza, di una nota che ti rappresenta un mondo e non è il mondo dell'immaginazione, è un mondo del sentire profondo. E quindi, sai, a questo livello non è neanche lavorare, insomma, è una fortuna enorme, ecco, lo riconosco, ecco. Certo, beh, sicuramente bellissimo, un bellissimo ambiente ed è meraviglioso, immagino, avere a che fare con giovani musicisti che appunto hanno questa passione e questo mondo espressivo, insomma. E pensando, a te e al tuo modo di suonare,
mi viene da dire che insomma il tuo pianismo è molto, molto elegante, molto composto e onesto, no? Non ricerchi mai l'effetto per il puro effetto, ma tutto ha un senso nella musica stessa, tutto ha, inizia e finisce con la musica, con l'espressività della nota scritta. Dico bene? Sì, dici bene, nel senso che cerco di essere più chiaro. Parte, il tutto parte da una esigenza prettamente fisica, cioè non c'è un'idea di suonare, di avere una postura di un certo modo per apparire in un certo modo. C'è proprio una questione fisica nella quale, partendo dalla seduta al pianoforte, cioè il poter usufruire, seduti bene, del busto, no? Che va verso il pianoforte, che dà un peso al pianoforte o lo toglie, il busto, le spalle, l'avambraccio, il polso, la mano, le dita, è tutto parte di un sistema che è profondamente connesso con la respirazione, no? Con la consapevolezza del corpo. E quindi il dito, la falange, il polpastrello è la parte terminale di tutto un corpo che vibra. Ecco che io ho bisogno di, come dire, sentire tutto questo flusso che parte dai piedi, passa dallo stomaco, la pancia, i polmoni, le spalle e arriva al dito senza che ci siano, come dire, turbamenti, che ci sia qualcosa che appunto questo scorrere, questo fluire fisico venga turbato, no? Venga interrotto in qualche modo. Questa è l'esigenza fisica. Più che esigenza ormai è uno stato, no? Dello stare allo strumento, è proprio un modo, insomma, di sentire, di percepire tutto quello che parte dai piedi e passa dal corpo, dal cervello, dal cuore. Mi sono perso. Oh, diceva appunto che il tuo modo di approcciare la musica e di suonare, insomma, è molto elegante e ruota veramente attorno all'espressività del gesto musicale. Sì, se vogliamo c'è anche un'estetica del gesto, no? Che può fare in qualche modo presagire o assaporare in anticipo quello che potrebbe essere l'attacco di una nota. Ricordiamoci che noi abbiamo uno strumento a percussione, cioè questo è il grosso problema. E allo stesso tempo è uno strumento che una volta percossa la nota non può far solo che scemare, che scendere, no? E quindi sai, quando c'è una frase da tenere, da portare avanti, ci devi credere veramente tanto. Il violinista è il nostro carissimo amico Enrico Bronzi, maestro di violoncello. La sa lunga, capisci? E per quanto poi, vabbè, insomma, si scherzi sul fatto che noi le note le troviamo già fatte e loro le devono fare. Insomma, vabbè, ma questo fa parte di quel capitolo musica da camera che magari tocchiamo dopo. Per cui c'è anche un aspetto teatrale del corpo, teatrale inteso non in maniera superficiale, ma come accompagnamento di quello che è l'idea musicale. Guarda, ritorno a fare due note di quello che era l'intermezzo di prima, no? Questa nota posso suonarla verticalmente o posso accarezzare, no? Per cercare di avere la minor percussività del martello sulla corda e avere la maggior dolcezza, ma allo stesso tempo una quantità di suono che mi consenta di portare avanti la frase. Ecco che queste cose si imparano con il tempo e poi però bisogna essere anche molto rapidi, veloci, avere una certa esperienza perché sai, quando hai il tuo bel concerto e ti danno il pianoforte alle ore 18 e ti danno un'ora per provare, il concerto alle 20:30, tu devi immediatamente settare il tuo corpo su quel pianoforte, su quell'acustica ed eventualmente rinunciare a qualche cosa, no? Perché non è dato, non è possibile, perché se il pianoforte non suona o l'acustica non è abbastanza ricca o non sostiene, anzi taglia il suono, taglia le vibrazioni e gli armonici, devi essere pronto immediatamente a cambiare macchina, no?
però per avere lo stesso un risultato che sia almeno per chi suona accettabile, no? Perché poi dobbiamo pensare che dobbiamo essere soddisfatti di quello che facciamo, per cui non possiamo suonare da arrabbiati, dobbiamo trovare il modo di purificarci da quello che potrebbe essere un pianoforte scordato, non intonato, non regolato, eccetera, un'acustica pessima, e lo stesso fare capo a quello che vogliamo dire in quell'intermezzo e trovare il modo di farlo. Ecco, quindi il gesto, la flessibilità, diciamo, del corpo non può che aiutare l'evitamento della percussività dello strumento. Certo, e poi tu prima ci raccontavi e parlavi di come sia tutto il corpo che respira insieme, arrivando appunto al polpastrello che tocca e preme il tasto, e mi hai ricordato il primo di questa serie di appuntamenti, quando era nostro ospite Adriano Del Sale, il chitarrista, che con uno strumento completamente diverso, come la chitarra, l'unica cosa che ha in comune con il pianoforte è che il suono inizia a morire nel momento in cui viene prodotto. Per il resto è completamente diverso, però ci ha detto la stessa cosa, che tutto il suo corpo contribuisce a rendere il suo suono espressivo, cantabile, insomma, è lungo, respirando con la musica. E questo penso ci può anche far riflettere su come il respiro non sia solo importante per me che canto o per chi suona un clarinetto o una tromba, ma è una cosa connaturata alla musica e all'espressività, così come il respiro è importante quando dobbiamo parlare. Stiamo Esattamente. dicendo qualcosa e quindi respiriamo con l'espressività di quello che diciamo. Voglio dire, usiamo degli strumenti, no? Per assimilarci alla voce, perché insomma la voce viene prima di tutto, la voce è la vita, è la natura, la respirazione, come dici tu, e poi abbiamo degli strumenti per cercare di imitare la voce, comunque di avvicinarci a quello che è una forma di cantabilità, no? E quindi, insomma, fino al Novecento inoltrato, insomma, la musica tende ad andare in questa direzione, cioè andare verso la cantabilità, ma anche in cose pianistiche di Schoenberg c'è una cantabilità interna, se vogliamo, no? I Lieder, vabbè, straordinaria opera 2, se non ricordo male. Per cui è tutto tendente in quella direzione, tutto va verso la cantabilità, intesa come parte del corpo che respira e del corpo che vive, nella misura in cui respira, vive. Già, certo. E cosa dici? Facciamo respirare e vivere ancora un po' di Brahms? Sì, adesso allora, io forse con i tempi dobbiamo accorci un pochino. Vorrei fare uno degli intermezzi più conosciuti, insomma, che è l'opera 118, numero 2, Andante teneramente. Veramente qui c'è una tenerezza, è uno di quei pezzi che uno vorrebbe sentire per tutta la vita. Vorrei solo porre l'attenzione nella parte B, un fa diesis minore di una struggente, è da lacrime. Probabilmente non si capirà perché lo suonerò male e perché Zoom non è lo strumento adeguato, però con un po' di fantasia, di immaginazione, insomma, forse ci arriviamo.
Grazie. Beh, penso che questo sia stato un meraviglioso esempio di quanto dicevi prima, della cantabilità, della tenerezza e di questa atmosfera che si dissolve in questo crepuscolo, Sì. dolcissimo. Un altro aspetto di questi che caratterizza questi intermezzi è la cosiddetta innere stimme, la voce interna. Molto spesso lui tratta la voce della viola nella regione media, medio-bassa, e non è appunto quella cantabilità, come in questo caso la voce del soprano, lì è la voce del contralto, potrebbe essere, no? O della viola, ed è assolutamente contundente, cioè ti penetra questa voce messa lì in quel registro con quello che costruisce sopra e sotto. Nel terzo intermezzo dell'opera 117 è chiarissimo, sono dei momenti straordinari dove lui veramente ti porta nel più profondo possibile, immaginabile, dell'intimità, della sofferenza e del pianto. Insomma, ci sono armonie che appunto sovrastano o comunque accompagnano, più che sovrastano, accompagnano la melodia interna e questa voce interna che parla. Già il fatto di, insomma, la voce dentro, no? È quella che poi deve venire fuori, però la voce dentro è la parte segreta, la parte sofferente, la parte più intima che abbiamo e che a volte non abbiamo il coraggio di manifestare o di dire, anche pensieri, parole, insomma, opinioni, ce le teniamo per noi. Invece bisogna avere il coraggio, come ce l'ha Brahms, di portarle fuori. Ci vuoi fare qualche piccolo esempio di questo? Ah, guarda, esattamente il terzo di questi intermezzi, che è molto particolare, nel senso che parte all'unisono, no? Una sorta di monodia. Un po' di sapore quasi gregoriano, di una melodia che si sposta all'interno di una, no? di una linea abbastanza definita. Ecco, piccoli elementi. C'è
questo andare, ricordo, faccio un inciso, che tutti questi intermezzi hanno un ritmo anacrusico, cioè in levare, un levare che porta, che ci introduce al pezzo. C'è questo, è in questa direzione, che subito poi ci riprova. E adesso fa una sequenza lunga, infatti scrive una lunghissima legatura. Quindi movimenti, micromovimenti, il levare che ci porta dentro, però subito ritorna, poi ritorna e poi la lunga sequenza. Ecco, tutto questo è fatto praticamente all'unisono, dandoci questa dimensione di quasi di sacralità della musica, no? Barra inespressività. Ma quando lui arriva ad armonizzare tutto questo in questo punto, capisci come tutto funziona? C'è questa voce che è la stessa nella stessa regione dell'inizio del pezzo, però armonia che fa sciogliere tutte le tensioni e i dubbi che abbiamo. Ecco, questo è uno dei tantissimi esempi che si possono fare. Così come nel primo intermezzo, per esempio, potrebbe essere quasi puerile, quasi banale come viene composto. Praticamente c'è una scala di mi bemolle maggiore, no? E un piccolo arpeggio. Un piccolo esercizio per, no? Il mio le mie prime scale. Però alla fine suona così. Quella semplicità del bambino combinata con la tenerezza di un uomo che, insomma, è quasi alla fine, no? Capisci che cocktail strepitoso, insomma, può essere, quindi, insomma, di cosa parliamo? Ecco, l'entità di quello che sono questi pezzi. Certo, c'è anche un'economia di mezzi invidiabile, insomma, in cui ogni, si può dire, ogni singola nota è spremuta, insomma, di tutte le sue potenzialità. Esattamente. Non so se si vede, si avvicina. No, non si vede niente. No. Nella parte centrale di questo intermezzo è un mi bemolle minore, cioè è tosto, eh? Mi bemolle minore. Insomma, la mano destra. Allora, noi sentiamo la parte del soprano, ma sotto, probabilmente non si riesce a farlo capire, Brahms mette la stessa nota come se fosse un piccolo eco con un puntino, cioè la parte sopra è la cantabile e sotto c'è un piccolo eco. Non so se si è percepito. Ecco, questo per esempio al pianoforte è una nostra fortuna, cioè poter pizzicare una nota staccata e lasciar vibrare la tavola armonica con tutti gli smorzatori alzati, questo ci dà la possibilità di allungare il suono, un particolare tipo di suono, cioè che una volta percosso si libera nell'aria in qualche modo, no? Prende una lunghezza e prende tutte le direzioni, è uno suono stereofonico, allargato, no? E quindi poter cantare in questo caso, timbrare la parte del soprano con un piccolo eco della parte strumentale, in questo caso un pizzicato, che ricorda appunto, che fa un parallelo con la parte del soprano, è un arricchimento, insomma, ecco, quindi qui diventa estremamente pianistico Brahms in questi aspetti.
Tra il primo e il terzo, ovviamente, c'è il secondo, che Brahms descrive come la ninna nanna dei miei dolori. Ecco, che è questo, insomma, altrettanto famoso. Un carattere ancora diverso, insomma. Ancora diverso, esattamente. Una scrittura che a vedere in biscrome, no? Quando si vede in biscrome dici, sarà velocissimo sto pezzo, no? Dici in biscrome. Però in 3 ottavi è questo andante non troppo, quindi inteso come qualcosa che abbia un movimento e con molta espressione. Però il fatto che ci sia questo continuo ripetersi di quartine ci dà la possibilità di una flessibilità di tempo, cioè se fosse il fatto di avere dentro ci consente di avere un tempo non così rapido, quindi una cantabilità che venga veramente ben espressa, grazie al fatto che le biscrome ci danno il movimento interno, no? Ci danno un movimento interiore per cui ci è concesso di non suonare troppo rapidamente. È lui quasi che vuole creare un motore dentro per dare la velocità e quindi consentirci di suonare con una certa calma, un tempo andante, no? Certo, prima di diciamo, avviarci alla conclusione di questa mattinata insieme con una tua ultima piccola esecuzione, insomma, neanche tanto piccola, insomma, perché appunto ci aspetta ancora qualcosina di questi intermezzi, volevo chiederti una cosa. Adesso ci hai parlato di voci interiori, di contrappunto, insomma, tra le varie parti. Hai fatto, diciamo, hai evocato altri strumenti, no? Parlando della voce della viola, della voce del contralto all'interno della tastiera. E allora, ti chiedo qual è l'effetto, no? Cosa cambia quando suoni con effettivamente una viola in parte a te e non devi cavarla tu dallo strumento? Beh, intanto ho un sentimento di gelosia pazzesco, cioè vorrei suonarla io quella viola. Però c'è ovviamente uno stare al proprio posto che non mi consente di, insomma, intervenire troppo, e anche perché è giusto che ognuno si esprima come meglio ritiene, no? Poi certo quando si suona assieme bisogna trovare un punto d'incontro, che a volte è un compromesso al ribasso. Purtroppo, cioè ci sono due o più personalità che non sono disposte a retrocedere, no? Dalla propria. Per cui ci si scontra e si capisce che così non può andare e quindi bisogna trovare un punto d'incontro che però non è un punto d'incontro di arricchimento, è un punto d'incontro appunto, come dicevo, al ribasso. Capita anche questo, mi è capitato, voglio dire, in situazioni, sai. Nella vita concertistica accade che devi suonare il quintetto di Dvorak e il quartetto arriva da lontano la sera prima del concerto. Quindi la sera prima alle 9 di sera in una casa privata si fa una lettura più o meno da capofondo e il giorno dopo abbiamo la sala alle 17 e il concerto alle 20. Quindi tu capisci che lì si va su una versione, come dire, standard, non si cercano particolari cose e non è il miglior modo per fare musica da camera, personalmente. Insomma, il lavoro bello della musica da camera è quello che precede il concerto, no? Per cui lì ci si scontra e ci si arricchisce e si trova l'energia assieme, ecco. In alcuni casi funziona, in alcuni non funziona, ecco. C'è come si dice, il materiale umano diverso, compatibile, incompatibile, sovrapponibile o meno, insomma. Tendenzialmente, insomma, se posso, preferisco, insomma, scegliere un pochino, ecco, con chi suonare. Ecco, ormai, sai, Certo.
È passata un po' l'età, il momento del dimostrare, inteso come uscire da una dimensione di studente e avere un percorso professionale, insomma, tutto abbastanza ormai assodato e conquistato, fortunatamente. Quindi posso anche permettermi di scegliere in alcuni casi, insomma. Ecco. Certo, beh, hai nominato il quartetto, no? Il quartetto d'archi per fare il quintetto. Non è forse la prima formazione che viene in mente quando si pensa alla musica da camera, anche perché mi immagino che banalmente sia difficile, un po' complicato fare gruppo fisso con un quartetto. Uno magari ha il duo stabile, che ne so che tu hai suonato tanto con Enrico, per esempio, avete fatto il disco. Quel bellissimo disco di Schumann, ricordo uno strepitoso concerto alla Fazioli, a Sacile, dove avete suonato anche Beethoven, se ricordo bene. Sì. Mentre insomma è più complicato essere il pianista che lavora sempre con quel quartetto. Sì, no, questo non è nelle cose, cioè il quartetto vive di vita propria e collabora con, ecco, anche perché parallelamente al repertorio pianistico, il repertorio quartettistico è altrettanto enorme, vasto, per cui non necessita di una collaborazione fissa con altri strumentisti, è già autonomo di per sé. Va detto anche che il repertorio di quintetto con pianoforte non è così vasto. Ci sono i 4, 5, 6 grandi quintetti, poi ci sono cose, per esempio un quintetto di Bartok che non si suona mai, ma che a detta dei musicisti la parte del violino del primo è assolutamente quasi insuonabile, data la difficoltà. Si lavora insomma, con i quartetti del repertorio, appunto Brahms, Dvorak, Shostakovich, Schumann, Franck, poco eseguito, perché è anche abbastanza complicato. Però questo, diciamo, è il repertorio standard. Per cui il quartetto, vivendo appunto una dimensione autonoma, non sente questo bisogno. Ma lo stesso, insomma, è questo incontro, anche il pianista allo stesso tempo, no? E quindi rappresenta un arricchimento il fatto di trovarsi a suonare in cinque. Ripeto, ci Se si va sono, d'accordo. se si va d'accordo, esattamente, cioè. Ne ho visti un po' di tanti tipi, insomma, ho visto il concerto montato appunto, come dicevo prima, praticamente il giorno stesso, i concerti fatti dopo aver litigato e non aver risolto, ti assicuro una fatica pazzesca, e i concerti invece che funzionano perché ci si trova tutti e cinque nella stessa frequenza e nessuno fa il geloso, nessuno fa il di più. Siamo tutti in modalità condivisione, ecco. E allora adesso te lo devo chiedere, il quartetto con cui torneresti a suonare domani? Sono tanti. Mi è piaciuto tanto suonare col quartetto Hugo Wolf di Vienna. Mi è piaciuto tanto. Ho una registrazione che ogni tanto così per rivivere quell'emozione me la vado ad ascoltare, insomma, un Shostakovich che funzionava bene. Sì, mi è piaciuto tanto, insomma. Sì, poi voglio dire anche carinissimi, simpatici, ma era un'occasione di un concorso col quartetto di Tokyo, insomma. Però, insomma, tutte esperienze vive in ogni caso, nel bene o nel male. Tutte molto. Non ci si è annoiati, ecco, a suonare col quintetto. Certo, e io ho buttato un occhio all'ora, insomma è un'oretta che stiamo Ah. andando avanti e vorrei dire una cosa ai nostri amici stamattina, non l'ho detto all'inizio, ma ovviamente come sempre alla fine ci sarà un piccolo momento se qualcuno vuole fare qualche domanda, chiedere qualcosa e se vi viene in mente qualcosa anche prima che noi siamo arrivati alla fine, anche se ormai non manca molto, insomma c'è la chat, scrivete pure, insomma senza problemi, alla fine ci sarà così un momento di microfoni aperti e ci facciamo una chiacchierata tutti insieme. E se sei d'accordo, Filippo, ti chiederei ora se vuoi così fare il tuo ultimo intervento A musicale e suonarci le ultime cose che hai questo previsto. punto, insomma,
Sceglierei appunto la ninna nanna dei miei tormenti, insomma, questo secondo intermezzo dell'opera 117, perché suonarli tutti diventa 15-18 minuti di musica, mi sembra che poi, insomma, esageriamo, ecco, stiamo nella misura. Esatto. Sarebbe bello se non fosse per Zoom. Thank you.
Grazie, grazie mille Filippo per questo nuovo meraviglioso momento con la musica di Brahms e con il tuo meraviglioso pianismo. E, ci avviamo adesso veramente alla conclusione, con il momento insomma, in cui se qualcuno vuole dire qualcosa, fare una domanda, insomma, può farlo, mentre qualcuno forse raccoglie il coraggio o le idee per chiedere qualcosa, vorrei ricordarvi come di consueto che noi abbiamo così creato una piccola sorta di cestino delle offerte virtuale e adesso chiederei a Claudia di mandarvi il link, eccolo qui a PayPal, quindi se avete piacere, insomma, se volete sostenere anche per queste cose virtuali, insomma, l'attività dell'Associazione Insieme per la Musica, potete cliccare sul link e accedere a PayPal e lasciare, insomma, qualcosa che è un aiuto sempre, sempre importante a proseguire con la nostra attività. E vi ricordo anche che la chat di Zoom sparisce nel momento in cui uscite dalla connessione qui con la stanza, per cui se volete farlo vi consiglio di salvarvi il link prima o di aprirlo in un'altra pagina, così resta lì. E, detto questo, c'è qualcuno che vuole chiedere qualcos'altro? Vuole dire una parola a Filippo? Vedo almeno un paio di pianisti nella lista dei nostri ospiti, Elia e Elisa, che saluto, ciao. Saluto anch'io, Non so conosco se Elia. vi siete incontrati. Buongiorno. Sì. Ciao Ecco, Elia. ciao. Ricordiamo che anche Elia e anche Elisa hanno fatto dei bellissimi concerti in sala d'Arsen, anche loro sono stati i nostri ospiti a Lignano. Nessuno ha coraggio di dire niente. Allora, beh, intanto io ovviamente Filippo ti ringrazio moltissimo perché veramente ricorderò sempre con molto piacere, insomma, come hai accolto fin dall'inizio la mia così umile proposta di partecipare a questi nostri incontri. Veramente sei stato gentilissimo È e hai stato entusiasmo. veramente un piacere. Non è una frase fatta, insomma, ci conosciamo da un po' di tempo, so che fai le cose belle, pulite, oneste per la musica, come dice appunto il nome dell'associazione, e non ci si può tirare indietro, semplicemente. Grazie, insomma, veramente apprezziamo molto la tua disponibilità, la tua generosità. E insieme a te, Filippo, visto che siamo arrivati in fondo a questa serie di incontri, vorrei ringraziare anche gli altri nostri ospiti che fin appunto lungo tutto quest'inverno ci hanno accompagnato in queste chiacchierate musicali. All'inizio abbiamo avuto, appunto, come ricordavo prima, Adriano Del Sal, chitarrista. Poi Enrico Bronzi, violoncellista, poi c'è stato così la parentesi jazz con il grande Dado Moroni, il pianista jazz Dado Moroni. Qualche settimana fa abbiamo avuto un altro lignanese, Giorgio Cauduro, baritono, e abbiamo parlato di Rossini e oggi appunto finiamo con te. Quindi grazie veramente a te e a tutti gli altri per aver partecipato a questi incontri. Io spero che questo formato del salotto prosegua e che ci siano occasioni anche in futuro per riproporlo. Spero che, insomma, i nostri amici abbiano apprezzato, così come ha fatto piacere a me, essere coinvolto in questa cosa. Ovviamente non perché mi auguro che siamo ancora tutti in quarantena e che non possiamo fare i concerti dal vivo, anzi, spero che insomma tutto questo finisca presto e che magari la prossima serie di incontri del salotto possa essere fatto effettivamente in sala d'Arsena con il pubblico presente in modo che siamo veramente tutti nello stesso salotto. E nel frattempo noi stiamo anche sempre sperando che le cose vadano per il meglio e che si possa fare un po' quello che si è potuto fare l'estate scorsa. Stiamo organizzando la stagione estiva che comincerà il 28 di giugno, lunedì 28 giugno, per cui insomma seguiteci e presto daremo notizie in merito, sperando appunto anche che
così le linee guida del governo, insomma, permettano di pianificare bene queste cose. Nel frattempo c'è qualcuno che scrive in chat, vediamo. Ah, c'è Elisa che saluta e ci ringrazia. Beh, insomma, grazie a te, Elisa, per essere stata con noi. Mi ricordo che abbiamo un concerto in sospeso con te, perché è stato il primo concerto, quello con Elisa Daura, che abbiamo dovuto cancellare quando è iniziata la pandemia. Quindi speriamo di poterlo riprendere e recuperare presto. Allora, nessun altro si fa vivo, quindi Filippo, penso che possiamo Possiamo lasciarti andare vivere. a fornelli? No, mi scuso con Elisa che non l'ho salutata, nel senso che l'ho conosciuta in un'occasione, per cui insomma saluto anche oltre che Lia, anche Elisa. Ecco, e grazie veramente infinitamente a te per essere stato con noi questa mattina, per averci regalato il tuo Brahms e così un piccolo scorcio su quella che è la tua vita da musicista. E grazie a tutti voi per essere stati con noi questa mattina e appunto vi rinnovo l'invito a seguire l'attività dell'associazione e spero di vedervi presto in sala d'arsena.